Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo piccolo canale. Come avete visto dal titolo, All Shin. C'ho già queste cose da un po'. Purtroppo, la maggior parte delle cose dovrò ritornarle indietro. Ho già controllato, ho già provato. Mi dispiace, però non mi era mai successo quest'ordine. Le cose si sono un po' sballate, cioè del tipo XL che mi vengono piccole e L che mi vengono grandi. È stato un po' strano. Inizio subito con le cose che voglio rimandare indietro e partiamo da questo. Questo qui non lo rimando indietro perché la misura non va, lo rimando indietro perché non è effettivamente quello di cui avevo bisogno. Avevo bisogno di uno strato in più caldo da mettere, per esempio, sotto un cappottino, sotto il chiodino di pelle, qualcosa magari di un po' più elegante, per esempio, quindi da togliere insieme al cappotto, perché i cappotti non è che siano poi così tanto pesanti. Il cappotto, essendo un po' rigido, ti tiene un po' freddo, almeno i miei sono così, nonostante siano dei cappotti, diciamo, di qualità, ma non di lana, di panno. E quindi cercavo qualcosa da inserire sotto. E questo è carino, è caldo, ma è troppo spesso, troppo grosso. In più non ha la cerniera che arriva fino a qui. Io questa cosa non l'avevo notata, avevo visto il collo alto, quindi credevo si alzasse fino al collo. L'avevo preso con questa parte centrale non pelosina, non imbottita, perché speravo appunto di riuscire a chiuderlo meglio. Era pure cortino, così che, non, così che se metto il chiodo di pelle non si vede che esce, quindi doveva essere uno strato nascosto all'interno. È caldo, è morbido, ma è troppo spesso, troppo grosso. Dovevo scegliere altro, perché c'erano dei tipo scaldacuore, chiamiamolo così, bolero di pelo, però mi sembravano troppo sottili e forse invece erano la scelta giusta per, diciamo, per le mie esigenze. Però non lo tengo, cioè va bene, non lo tengo perché ho già parecchi vestiti, non voglio tenere troppa roba. Quindi visto che ho la possibilità di rimandarlo indietro, lo mando indietro. Ma se voi cercate qualcosa. Scusate il rumore della sedia. Se voi cercate qualcosa del genere, potete fare lo screenshot e poi lo cercate nella lente di Shein. Io questo lo approvo. Io ho preso una XL perché appunto è crop e me la sentite dire sempre questa cosa, siccome sono alta e allora non lo voglio troppo corto, quindi ho preso un XL, ma se voi siete regolari prendete la vostra taglia, perché in effetti è bello largo, bello comodo. Mi trovate un po' col fiatone perché sono appena tornata. Sono andata a sbrigare un sacco di cose stamattina. Oggi qui è festa, Santa Lucia, e quindi per le strade c'era il delirio. Sono arrivata, mi sono levata orecchini, cose. Mi sono messa questa maglia che l'ho presa in un altro ordine di Natale. Bellino, carina. Oggi fa caldissimo e quindi ho messo questa qui di cotone. Via, purtroppo questa è una delle cose che io dovrò rendere. Poi andiamo a noi. Questa non è una cosa che devo rendere, ve l'ho fatta già vedere. Era la maglia quella, la felpa quella con tutte le scritte tipo del Grinch, quando lui controlla l'agenda che viene invitato e fa l'elenco del perché non può andare, perché ha tutti questi impegni. L'avete già vista, l'ho rimandata indietro perché era troppo grande, ho preso la L che è la mia taglia e l'ho provata e va bene e l'ho pagata in più 2,49 euro, cioè no, di più, ho fatto il reso, l'ho pagata molto meno perché costava tipo 6, 5, una cosa del genere, l'ho pagata 2,49 euro, quindi ci ho pure guadagnato.
Andiamo al terzo articolo, anche questo qui, sì, anche questo qui lo manderò via. Di questo io ho preso una L, ma è comodo, caldo, ma è strettissimo. È strettissimo perché è poco elasticizzato, ha l'elastico largo, quindi casomai se vi interessa prendete una taglia in più. È questo pantalone tipo di maglia con la riga centrale, quindi anche carino da mettere una sera. La particolarità è che dentro è tutto stampato, quindi è caldo, è comodo, ma sta strettissimo. Strano perché di norma la L mi va bene, non è perché magari ho preso peso, perché altre cose L le sto rimandando indietro perché sono grandi, altre cose L invece le sto tenendo perché vanno bene. Strano. Se casomai prendo le XL, vediamo, non lo so. Ahimè, anche questo tornerà indietro. Sto facendo vedere quasi tutte le cose che sto mandando indietro. Altra cosa, sì. Questo L, altro leggings, questo l'ho voluto prendere particolare. E con questa trama, in effetti, dalla foto sembrava meno lucido. Lo è un po' di più, però io questo lo avevo pensato con l'avete presente quando si mette la camicia lunga e sopra magari il maglione smanicato o comunque il maglione e si vede la camicia che sbuca dal maglioncino sotto, quindi con qualcosa di un po' più lungo. Io non ho una camicia così lunga, ma ho quelle specie di, sono delle finte camicie che si indossano come se fosse tipo una gonna, che hanno l'elastico ed è praticamente solo la parte sotto delle camicie, quindi c'è questa parte della camicia con i bottoncini finti, la infili come se fosse una gonna sopra il leggings e poi metti su la felpa o il maglioncino. Questa è una cosa molto Korean style che a me piace molto e l'avevo pensato così. Quindi alleggerire questa trama così particolare. Ah, non fate caso alle unghie perché sono già pronte per Natale e Capodanno. Quest'anno a Capodanno devo brillare, ho deciso così. Quindi pazzia, non è da me fare le unghie così, però non so perché stavolta le ho volute fare. E infatti c'era la ragazza che poi è mia cugina che mi metteva tutti questi brillantini, io le dicevo di più, lei, ma perché? Ma da quando tu fai queste cose? Io, ma sì, non fa niente, è Capodanno. Anche questo dentro è vellutato, caldo, molto caldo, ma raga, è enorme, è gigante. Mi fa proprio tutte le pieghe nel cavallo qui e nel ginocchio. Mi sta malissimo, vero peccato. Indecisa pure su questo se prendere una M o no, perché come vedete, quello lì L è strettissimo, questo qui L è grandissimo. E sono due leggings. Io di norma per i leggings ho sempre preso la L e mi sono sempre andati bene. Che dispiacere. Mi dispiace proprio tanto. Altra cosa che voglio mandare indietro, anche queste sono grandi, mi dispiace molto perché erano comode. Queste sì che mi sa che le riprenderò veramente più piccole, sono questi scarponcini. Allora, io con le scarpe di Shein non sono per niente fortunata, quasi tutte quelle che ho preso le ho rimandate indietro. Soltanto i sandaletti estivi, che sono quelli proprio bassi, bassi, tipo moccia battina, due scarpe. Quattro in realtà, quattro paie di scarpe sempre a sandalo col tacco estive. Due le ho vendute su Vinted perché avendo perso, peso, avendo perso. Aiuto! Aiutate, chiamate l'ambulanza! Avendo perso molto peso, oh, ce l'ho fatta! Anche qui ho perso il peso. Mi stavano grandi, quindi le ho vendute su Vinted, messe soltanto una volta al matrimonio di una mia amica e basta, della mia migliore amica. Ciao Isa! Un altro paio di scarpe sempre preso su Shein, invece le ho prese adesso, quindi sono la misura giusta, anche quello lì è un sandaletto estivo, vanno benissimo. Per tutto il resto, scarpe da tennis, scarponcini, ho sempre rimandato indietro tutto, sempre.
Queste non sono male, certo puzzano un po' di plastica, però non sono male e sono dentro interamente felpate. Io ho preso una 43, ma perché nell'annuncio diceva che la 43 cinese equivaleva alla 41 italiana. No, sono giganti. Quindi prendere una taglia in meno? Vedremo. Però la scarpa va veramente. È carina, c'ha questa cosa dietro tipo Uggs, finto Uggs, allacciate, belline. Devo dire, sembrano comode. Fatte, per quanto sono costate veramente pochissimo. Fatte bene, cioè i tuoi soldi li valgono tutti. Ahimè, la misura. Non andava. Di norma quando prendo la 43 cinese sono giusti, perfetti. Devo essere sincera, non ho controllato la misura in centimetri perché sono sempre andata con le mie solite misure su Shein che sono sempre quelle. Allora, altra cosina, questo invece lo tengo. Quindi finora tengo solo la felpa, quella del Grinch, diciamo. Questo, ragazzi, è la vita. È bellissimo questo maglione, peccato che c'è solo in questa colorazione ed è risultato molto meglio delle mie aspettative. Sto parlando di, dove stai? Questo maglioncino. È un maglioncino beige con collo, non è altissimo, è una cosa del genere, quindi non è collo alto, ma è qui, quindi per me. Perfetto, perché sapete, quelli troppo alti mi danno fastidio e piacere la pappagorgia. Il tessuto è spettacolare. Uno spettacolo. Avete presente i calzini, quelli com'è che li chiamano? I morbidoni, i morbidosi, una cosa del genere. Ecco, è fatto di quel tessuto e ne vorrei altri 1000. Ma c'è solo in questo colore, o almeno io l'ho visto solo in questo colore. Ho preso una L ed è perfetto, quindi se lo vedete prendetelo della vostra taglia, perché va benissimo sia come lunghezza, lunghezza di manica, lunghezza di fianchi. Perfetto. E nonostante sia un maglione comunque grosso, non ti ingoffa, anzi. Ti fa una silhouette veramente bella, quindi 1000 punti a Grifondoro, ragazzi, bellissimo, veramente mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Allora, poi continuiamo. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto, ho preso un completo termico. Lo stavo prendendo su Amazon perché ho detto una qualità migliore, poi sono andata a guardare. La composizione, il tessuto da vicino tramite le foto era identico a quello che c'era su Shein, ma a meno della metà. È composto da pantalone e maglia. Io sono sincera, l'ho già utilizzato. Infatti, la maglia non ce l'ho estesa perché ce l'ho già da un po' questo ordine. Siccome in questi giorni c'è questo vento di scirocco, l'ho steso sperando si asciugasse per farvelo vedere, ma no, è esagerato. Ho solo il pantalone, è uguale. Il pantalone è un semplice leggings, ha il taglio a vivo, non ha un. Che fate? La smettete? La smettete di litigare? Qualcuno vuole un gatto? Vi regalo Ciccio. No, amore mio. Ha il taglio a vivo, quindi non ha un bordino, lo capite, ce cioè, ne sono tanti, lo capite che, di quale parlo perché è l'unico che vedete che ha questo taglio a vivo. Ha la maglietta, l'ho già usata, come vi dicevo, è bella aderente, sottile, ma è caldo. Raga, è caldo, perché sembra fatto tipo di flanella elasticizzata, una cosa del genere. Comunque, approvatissimo. Questo è appunto il leggings. C'era una ragazza addirittura proprio su Shein, perché io guardo sempre le recensioni, le fotografie di chi compra,
utilizzava questo sotto i vestiti. Sotto i vestiti come se fosse un collant, diciamo, no? Ho preso la L, quindi la mia misura regolare, e devo dire perfetto, perfetto. Poi ultimi due articoli. Un'altra cosa che ahimè non va bene, ma non posso mandare indietro perché questo era in sconto e non mi permette di fare un reso, ma hanno sbagliato loro. Ho preso queste calze, come avete visto, le avevo prese già al Lidl, e infatti io avevo scelto un altro tipo di calza. Non avevo scelto queste che hanno dentro il peletto così, diciamo, corto, ma avevo preso quelle proprio con, cioè, il livello più pesante, perché queste così le avevo già prese al Lidl, e su Shein avevo preso quelle con il pelo più grosso, quindi quelle più calde, più pesanti, perché di norma noi in questo periodo capita spesso che andiamo magari in montagna, in qualche agriturismo, e quindi ho detto le metterò per portarle lì, ma mi hanno mandato il livello intermedio e oltre al danno la beffa, non posso fare il reso. Non so se metterle su Vinted, se una cosa così intima si riesce a vendere, o regalarle a qualche amica. Vediamo, vediamo. La misura è sempre la stessa. Io ho preso una LXL che fa, dice che va dai 70 ai 130 kg. Boh, ma come fai a dirlo? Comunque, una LXL. Sono nuove, rimangono qui. Vediamo, magari le regalo a qualcuno delle mie amiche. Vediamo. Ultima cosa che invece ho visto, ho provato e la adoro, è di quelli che lo metti e vai e stai sempre a posto, sei tranquilla, non hai problemi di mi tira di qua, la pancia di là. Prendeteli questi vestitini perché sono un passepartout per tutte le occasioni. Io ho preso questa fantasia, così leopardo, ma grigia. Quindi diciamo un po' più sobria, visto che è grigia, cioè, per carità, puoi mettere anche quella classica, ma a me sta male quello, sembro volgare, che mi piace tantissimo. Infatti io ho sciarpe, ho borse, gli accessori animalier li adoro, li metto, ma non potrei mai mettere una maglia animalier perché mi appesantisce, motivo per cui avevo preso quel leggings da mettere con le cose lunghe, perché ho detto così minimizzo un po', ma sta troppo grande, e l'ho preso perché nella fotografia non era così lucido come poi di presenza. Comunque, tornando al vestitino, elastico al polso, giro collo, dietro c'ha il bottoncino, scende ha una balzina qui, e nel punto vita, che è comunque sempre largo, è leggermente, leggermente elasticizzato, ma è di quelli che scende poggiandosi sui fianchi, cioè non ti fa l'effetto riccio. Questo è proprio ada, quindi un po' a campana, se possiamo pure dire, per farvi capire com'è. Purtroppo non riesco a fare i video mentre provo, vi faccio vedere come sono, perché devo ancora imparare. Ma arriveranno prima o poi. Poi diventate tanti, così mi impegno, vi faccio vedere pure le cose provate. Comunque, vedete, si capisce, è di questi così ad A. Ed è, ripeto, leggero, ma a manica lunga, quindi anche in primavera o in autunno questo può andare, cambiando, magari mettendo sotto una canotta o la maglia termica, che ho preso proprio per questi motivi, perché ha lo scollo bello largo, quindi posso mettere anche sotto qualcosa di un po' più scollato. Questo è a girocollo, quindi non dovrei avere problemi. E magari la calza pesante. E lo potete usare tutto l'anno. Ripeto, è veramente carinissimo. Prendeteli questi vestitini se ne avete la possibilità, perché sono veramente adattabili ad un sacco di outfit e situazioni. Visto che abbiamo ancora un po' di tempo, io vi farei vedere, perché mi è arrivato in effetti un altro ordine che vi faccio vedere subito.
Allora, quest'ordine mi è stato diviso a metà. Vi faccio vedere anche qui cose che tengo, cose che non tengo. La prima cosa che mi capita è quest'altro leggings. Questo è un sacco di leggings, ma un sacco li rimanderò indietro. Altro leggings tipo Ecopelle. Io ne avevo già uno, ma mi si era completamente distrutto. Questo ha questa specie di tasca finta qua. La cinta è con questo elastico così. Vedete, non è tutto, però devo dire, non mi fa l'effetto salsicciotto di cui vi parlavo nello scorso video. Ho preso una L, beh, qui. Ho preso una L ed è perfetto, va benissimo. Come sempre, i leggings mi sono andati. Questo è della linea sì, Shein, ma Shein B, Shein Bae, Bae scritto. Se mi interessa, c'ha la finta taschina davanti, dietro è liscio e dentro ha questo tessuto che lo rende confortevole, un po' caldino, confortevole. Devo dire, anche questo approvato. Altra cosina, paio di calzini, erano due paia, un paio le ho già indossate, strepitose. Sono un paio così lunghe che in teoria dovrebbero arrivare sopra al ginocchio, ma io sono alta quindi non lo so. Ma la particolarità è che pure queste dentro sono super pelose. Le altre invece sono leggermente meno pelosine, un po' più basse, ma identiche. Anche queste le approviamo. Poi. Ho preso una trecciata che però se la metti con un jeans o con un pantalone nero, io credo che prima devo capire come farvela vedere. Già avete intravisto il tessuto, perché questo va, ok, questo è un top di quelli, mannaggia, smanicato, di quelli che viene con il collo incrociato, cioè la testa esce da qui. Questo incrocio passa proprio attaccato qui al collo, si incrocia, davanti sei coperta, però hai lo smanicato, cioè non è così, ma ecco, viene così praticamente, qui ci sono le maniche e viene questo incrocio normale, esce, oh, una particolarità è questo specchiato viola, non lo so perché ho preso una cosa del genere, però. Ripeto, se tu, ovviamente non per andare a mangiare una pizza fuori, ma se vai a ballare, locali, perché ogni tanto ci è capitato di andare in qualche locale particolare dove si fa musica, dove si balla, si fa un po' più festa. E devo dire che non avevo nulla da mettere, perché poi in questi locali balli, ti muovi, senti caldo, non avevo nulla da mettere appunto per queste occasioni, sai, che capitano poche volte l'anno, per lo stesso filone, ma possibile da utilizzare a Capodanno, ho preso quest'altra maglia. Questa è un po' più facile da farvi capire. Ha semplicemente una spalla scivolata, viene così, l'ho già provata, ha una spalla scivolata e questo al collo, così, questo così e questa spalla scivolata in questo tessuto lurex che sta benissimo con le mie unghie, quindi potrebbe essere un outfit di Capodanno? Non lo so, perché quest'anno, dopo anni e anni, faccio qualcosa a Capodanno. Ah, di questa ho preso una. Di questa ho preso una XL, invece del toppino viola ho preso una L, o viceversa, no, così, così. Ma questo ho preso XL perché era disponibile in sconto solo la XL. Le altre non erano scontate, quindi ho detto io, ma sì, quello mi sta un po' più lenta, va bene, risparmio. Poi andiamo avanti con. Qui c'ho un paio di jeans che so che devo rimandare indietro perché me sono troppo grandi. È vero, io l'ho preso in una misura più grande della mia, della solita. Io ho preso una 46 europea, quindi è una 50.
certo che è grande. Ho fatto una cretinata. È un jeans tipo mom jeans. A me piace il mom slim jeans, ma non il mom e basta, perché il mom è troppo largo dalle cosce, non mi piace, non mi sta bene. Invece lo slim, sì. Questo doveva essere uno slim, nelle foto era stupendo, la modella stava benissimo, ma sta una ciofeca. Non so se... Metti a fuoco. Questo telefonino esploderà. Non so perché l'ho preso troppo grande o perché proprio il modello non mi sta. Però era blu jeans, scuro come lo volevo. Proverò a prenderlo più piccolo, vediamo. Se è un problema di misura o se è proprio il modello che non va. Lo rimetto, scusate il rumore, lo rimetto di nuovo subito dentro la sua busta, così è pronto per essere rimandato a casa. E via. Questo jeans invece che vi mostro adesso l'ho già indossato ed è troppo bellino, parlo di questo jeans. Questo è un semplice jeans skinny. Ah, non si portano più. A me piace, io continuo a mettere tutto quello che mi piace, non seguo la moda. Ha qualche strappino, ma non ha proprio il buco, ha semplicemente queste parti un po' sdrucite. Ha tutti i bottoni qui e la parte sotto è così. Leggermente sfrangiata, ma è lungo, arriva fino alla caviglia, non mi viene corto, strano, cioè non arriva fino al piede, ma copre quasi tutta la caviglia. Per me è già un traguardo. Di questo ho preso una XL ed è in effetti bello comodo. L'ho messo stamattina, sono stata un sacco di tempo seduta perché dovevo andare in uffici, poi dovevo andare da mia cugina a fare appunto le mani, quindi tanto tempo seduta, e ho fatto benissimo a prendere un XL perché per queste occasioni è bello comodo. Poi, questo cos'è? Ah, questo qui è quello con la riga davanti. Ok, no, non è quello con la riga davanti, è un altro. Altro leggings con tasche dentro è così, tipo felpato, tipo pecorella. Questo lo rimando indietro perché, raga, è completamente trasparente. La misura va bene, è una L. La misura va benissimo. Sì, una L. Sì, è una L. La misura va benissimo. Il fascione è intero, non c'ha l'elastico dimezzato, ma è un fascione intero. Anche il fascione è imbottito, caldo, ma si vede praticamente addirittura sotto, non so se si nota, il bianco e si vede anche lo slip. Quindi io non lo posso tenere, lo rimando indietro con dispiacere e non lo riprenderò in nessuna maniera perché la misura è perfetta, ma ci sono rimasta veramente tanto male perché mi piaceva un botto. Quindi anche lui se ne torna a casetta sua. Un disastro sti ordini. Un disastro. Che peccato, un sacco di roba io sto rimandando indietro. Allora, il jeans devo aspettare. No, non è qui l'altro ordine. No, non devo aspettare. Posso fare il reso. Andiamo, altro capo. Anche questo lo rimanderò indietro, lo so già, è un altro leggings tipo di pelle. Ne avevo presi due perché ero indecisa fra due modelli. Io quando sono indecisa fra due modelli li prendo entrambi, controllando se posso fare il reso sia dell'uno che dell'altro. Terrò quello che vi ho fatto vedere con le taschine, questo invece lo rimando indietro, anche questo qui dentro ha un po' di, diciamo, felpatino. Questo non aveva né taschine finte né nulla, semplice, c'è il fascione un po' più largo, ma è uguale. Ho preso una L gigante, enorme, raga, enorme, proprio anche dalla gamba, guardate, è veramente grande. Ed è un legging, cioè nella figura la ragazza l'aveva bello aderente, bello tirato.
gigante, non va bene. Per fortuna l'altro sì, quindi terrò quello. Poi, ultime due cosine, non sono abbigliamento, strano. Preso un po' un macello perché c'erano pacchi, pacchetti e pacchettini tutti messi dentro. Ho preso questi. Ma che sono? Sono delle cornici. Allora, questo l'ho già aperto perché ho controllato se la misura va bene. La misura va bene. Ho una stampa di carta che voglio incorniciare. Una cosa che abbiamo fatto tra noi amiche. Mi sono già accorta che qui è scheggiato, ma il pezzo dentro non c'era, quindi non si è rotto in viaggio. Questa cosa è rotta di suo. Praticamente si incastra, vediamo se riesco a farvi vedere. Sì, si può utilizzare ugualmente, anche se scheggiato. Se riesco a metterlo, perché si incastra così. Vedete, così, poi qui si mette l'altro e sotto si mette l'altra parte. Io non avevo capito in effetti che si trattava di questo. Dovrò, per farlo stare più rigido, perché è proprio un foglio di carta quello che io devo, c'è cioè un foglio di stampante, abbiamo fatto una stampa per un compleanno che abbiamo tutte e la vogliamo incorniciare. Mi sa che la faccio plastificare così diventa più rigida e poi la volevo appendere proprio per farla diventare un quadro. Aspettate che nel frattempo ve lo monto. Perché comunque. Praticamente c'è questa scanalatura. Io credevo che ci fosse cioè una parte dove infilare dentro la stampa. In realtà no, dovete incollarla qui. Io la farò plastificare o comunque la devo rendere più rigida. Avevo pensato di attaccare qui prima un cartoncino, un pezzettino di compensato, qualcosa per renderla rigida e poi sopra sovrapporre la stampa. La stampa è plastificata per renderla appunto lucida, come se ci fosse davanti un vetro o un plexiglass. Però devo dire va benissimo. Poi dietro ci attaccherò appunto di questi chiodini adesivi che hanno l'occhiello per appenderli al chiodo, che c'ho già. La parte scheggiata, ahimè, non si vede tantissimo, ma si vede. Mi dispiace tanto, cioè io non so se la rimando indietro, non so se mi conviene rimandarla indietro, forse visto che faccio il reso, sì. Farò vedere le fotografie, però vediamo se riesco, cioè se mi viene facile, sì, in effetti sì, visto che faccio il reso di alcune cose, vedete, è rovinata qui sopra. Sarà solo questo? No, ma proverò a fare il reso anche di questo. Un'altra cosa, questa qui non l'ho aperta, spero vada bene. Ho un'altra stampa. Ve l'ho fatta vedere in qualche video passato, ho la stampa che rappresenta alcuni dei piatti dei film di Miyazaki, tipo c'è lo sformato che fanno con la nonnina in Kiki consegna a domicilio, per esempio, o c'è la padella con le uova e il bacon del Castellerante di Howl. Questa bella stampa la trovate in qualche video Temu passato. Volevo incorniciarla per metterla qui in cucina e ho trovato questi che praticamente sono facilissimi da usare perché avete la bacchettina che va su e la bacchettina che va giù. Come si attaccano alla stampa che è rigida, quindi riesce a mantenere, spero, si attaccano praticamente con le calamite. Questa parte è calamitata, quindi voi mettete la stampa, la chiudete
chiudete, oddio, però vi chiudo un dito, la chiudete, stessa cosa fate su, quindi il peso la tiene stesa, dritta, così, e la appendete, basta un chiudino. È un'ottima, ottima alternativa alle cornici che costano ovviamente molto di più. Io ho preso la grandezza della parte diciamo stretta perché viene appeso per lungo. Favoloso, favoloso. Potete, cioè, l'altezza non importa perché questo ovviamente segue la stampa. Io ho preso solo la misura della larghezza della stampa. Se fosse stata così sarebbe stato diverso perché l'appendino da questa parte ci saranno anche quelli che si appendono al contrario, ma devi avere per forza sopra una parte per appenderlo, quindi quello che comanda è la parte che va su in alto da appendere. Mi sono spiegata? Perché forse... Spero che voi abbiate capito perché ho detto cose un po' strane. Comunque, mi sa che ho finito. 36 minuti di video, come al solito. Perché fare solamente la prima parte mi è sembrato troppo poco, ma voi lo sapete, se ci tiene compagnia, non mangiate i popcorn, state lì, fate litigate con la messa a fuoco, veramente è terribile. Io volevo innanzitutto ringraziarvi perché diventiamo sempre di più e io sono troppo contenta e c'ho un sacco di commenti sotto i video spesa. Io sono felice perché allora è vero, cioè non sono l'unica a guardare video spesa, è bellissima questa cosa, a me piacciono da morire video spesa e c'è gente proprio che mi chiede, una ragazza mi ha chiesto della farina di cocco, una ragazza mi ha chiesto del burro d'arachidi, ma che bello, quindi questa cosa mi fa capire che i video spesa devo continuare a farli, non vi preoccupate che tutte le volte che farò la spesa vi porterò con me. Se avete qualche idea... Scrivetemela, sai, mi piacerebbe vedere questo video. Per esempio, vi volevo fare altri What's in my bag. Io ne ho fatto uno, forse il primissimo video, infatti, spettacolo, non che questi siano professionali, perché professionali non lo sono per niente. Però mi sono divertito un sacco. Vi ho fatto lo zaino a settembre per il back to school e lo zaino che uso appunto per la palestra. Se, per esempio, tipo... Non lo so, volete vedere appunto cosa porto in palestra o cosa porto in borsa quando esco la sera, che borse uso, cosa metto. A me questi bag piacciono pure tantissimo, quindi se ne volete uno, scrivetemelo. Io sono disponibile e contentissima di farveli. Ho finito, detto questo, io vi ringrazio per avermi dato compagnia e spero di avervi fatto compagnia come sempre. E continuate a scrivere perché mi piace da morire, mi diverto troppo a chiacchierare con voi. Mettete mi piace, fatemi conoscere a qualcuno, dite ah, questa qui, sta folle che fa i video, si impappina, non dice cose, la luce è sbagliata, ma si diverte, perché mi diverto e per questo vi faccio. E vi mando un bacio, ci vediamo presto, la prossima settimana. Di nuovo, grazie.